Amici di Non Solo Mare, siamo sul lago di Como, dove tra pochi minuti ci sarà lo spettacolare corso di Eli Diver. Una volta indossate la pinna, tutte e due le pinne, fermi, ok? Non c'è pericolo, ci sono io davanti, se volete tenervi, tenete comunque questa cima, però ripeto. E per raccontarvi questa bellissima giornata mi sono portata due inviate molto speciali, le mie nipotine Samantha e Denise. Fabrizio, chi sono gli Scuba Angels? Bergamo Scuba Angels è una società che è specializzata nel elisoccorso e soccorso sulle gare di motonautica. Ci occupiamo di questa attività sia in Italia che in tutti i principali campionati del mondo. Oggi ci sarà l'Eli Diver, ma spiegaci un po' che cos'è? L'Eli Diver è un brevetto che serve proprio a abilitare i sommozzatori al lancio dell'elicottero. È un brevetto che serve a qualificare le nostre persone e da qualche anno è stato aperto, diciamo, ad altri sommozzatori che vogliono provare questa esperienza unica se in possesso, diciamo, dei requisiti necessari. Quindi lo potrebbe fare chiunque, lo potrei fare anch'io? Bah, perché no? Basta avere un brevetto di sommozzatore 3 stelle e chiaramente non avere problemi di vertigini. Beh, è evidente che stiamo volando su un elicottero e un pilota ci sta portando. Beh, ma questo pilota è un pilota qualsiasi o ha bisogno di essere specializzato? Diciamo, noi utilizziamo solo pochissimi piloti che hanno, diciamo, abilità nel volare a velocità sostenute molto vicino al pelo dell'acqua per le attività che dobbiamo fare noi. E sicuramente sono pochissimi piloti perché, come il resto del team, deve esserci un grandissimo affiatamento, quindi sull'operatività un'intesa a sguardo immediata. Fabrizio, grazie di tutto, adesso atterriamo perché dovresti dare il via all'Eli Diver. Sì, abbiamo gli allievi che sono pronti, carichi, pieni di adrenalina, per cui cominciamo. Ragazze, siete pronte? Sì. Allora, adesso vi lascio il microfono. E voi andate a scoprire i ragazzi che si butteranno giù dall'elicottero.
Lorenzo. Anni? 66. La prima volta che ti lanci? No, io ho 2000 salti col paracadute. E dall'elicottero? L'elicottero la quarta volta, adesso diventerà la sesta. Mirko. Ok, la prima volta per te? Neanche per te? Neanche per me. Quante volte l'hai già fatto? L'anno scorso, come heli diver, sono anche istruttore subacqueo e faccio parte del nucleo sommozzatori della polizia locale, dove facciamo assistenza a varie manifestazioni, ricerche, recupero, eccetera. Ti è mai capitato quindi di soccorrere gente? Sì, certo. Angelo. Anni? Quasi 53. E per te la prima volta? No. Ah, bene. Qua non c'è nessun novellino. Siamo questo gruppo volta. Noi. Siamo qua per fare l'assistenza e approfittiamo anche per rinfrescare il nostro brevetto. Anche tu fai parte del gruppo soccorritori? Sono il loro capo. Sono il capo squadra dei sommozzatori. Ciao. Ciao. Nome? Michele. Anni? 32. Prima volta? Prima volta che mi lancio dall'elicottero. Ah, com'è? Emozionato? Un pochino, sì. Ansioso, direi. Un po' ansioso, sì. Comunque non vedo l'ora di fare questa esperienza. Giovanni. Età? Quasi 45. Prima volta? Per me è la prima volta, sì. Emozionato. E anche per te? Emozionato? Tantissimo. Ciao. Nome? Andrea. Anni? Quasi 34. Per te è la prima volta? Dall'elicottero sì, dall'aereo no, perché sono un istruttore di Palermo. Quindi provi spesso comunque l'emozione del lancio e... Sì. Non avrai il paracadute. Buongiorno a tutti, no? Speriamo che sia più morbido. Dello shock. Nome? Marco, ho 26 anni. È per me la prima volta, sono tesissimo. Si vede un po' che sei un teso. Po' di tensione, sì. Non ti sei mai neanche salito? No, sull'elicottero sì, però lanciarsi è un'altra cosa. Adesso dopo vediamo come andrà. Light hurts in my eyes, and the room is much too small. No one hears me cry, and the wall laughs at me. No. Ciao, nome? Massimo. Anni? 21. Cosa fai nella vita? Sono il supportatore dal 2009. I am trapped again. Nome? Marco. Anni? 52. Primo lancio? Con l'elicottero sì. Bene, emozionato, teso? No. No, sei tranquillo. No, ci piace. Uno tranquillo l'abbiamo trovato. Ciao. Nome? Io sono Nico. Nico. Nico proprio di nome o è un'abbreviazione? Perfetto. Anni? Quasi 36. Giovane, e lui? Prima volta? È per me la prima volta, sì. Qualche novellino c'è? No, prima volta sull'elicottero, prima volta lancio dall'elicottero. Va bene. Però sembri tranquillo. Concentrato e teso come giusto che sia. Ciao, nome? Oreste, 58 anni, quindi non tanto più giovane. Uno dei più grandi. Sì, diciamo.
salita sull'elicottero? Come tuffo, sì. Agitato? Un po' di ansia c'è sempre. Ciao, nome? Giovanni. Anni? 36. Un altro giovane. Prima volta che ti lanci? Dall'elicottero, sì. Di solito? Volo generaliante, quindi l'ebbrezza del volo. L'ebbrezza del volo c'è, del lancio? Lancio no, è la prima volta. Peso? Si vede? No, no, dai, un pochino. Va bene, sono bravo. Ciao, nome? Francesco. Età? Quasi 50. Prima volta? Se mi tuffo con loro, sì. Nel senso che ti sei già buttato dall'elicottero? No, no, perché faccio attività subacquea da 30 anni. Ah, però, come lanci? Prima volta? Lancio la prima volta, sì. Emozionato? Abbastanza. Nove. Anni? 29. Abbiamo trovato il più giovane. Questo è il più giovane. Prima volta? Sì, è la prima volta. Ciao, nome? Stefano. Anni? 50. Prima volta che ti lanci? Prima volta che mi lancio con l'elicottero, sì. Hai già volato però? Mai volato? Mai volato, sì. Chiudo un percorso formativo partendo dalla subacquea e arrivando appunto all'elisoccorso. Ciao, nome? Luca. Età? 30. 30 anni, anche giovane. Tu giovane, dai, sei quasi giovane. Dei Guinness anche te. Prima volta sull'elicottero? No, questa è la seconda. Ho fatto già il corso l'anno scorso, questa è l'esperienza del retraining praticamente, dell'addestramento. Abilità, tecnica, precisione, esperienza. Questa è la Bergamo Scuba Anger. Davide. Anni? 25. Si vede che sei giovane, abbiamo trovato. È vero, l'abbiamo trovato. Emozionato? Abbastanza, primo lancio. Come ti senti? Un po' d'ansia, dai. Adrenalina. E allora, amici di Non Solo Mare, siamo arrivati anche quest'anno alla conclusione di quello che è stata l'edizione Lee Diver. Con noi immancabilmente il presidente della Bergamo Scuba Anger, Fabrizio Boffi. Fabrizio, ogni anno si ripete, è un evento bello, bello per il pubblico, bello per le persone che vengono a vedere. Quest'anno tra l'altro avete scelto anche un periodo più, diciamo, più umano, perché la primavera è arrivata, erano tanti gli helidiver nel passato che insomma ci vedevano con la pioggia o col freddo. È una bella edizione degli helidiver, tanti partecipanti, tante le persone che come sempre vengono poi a vederlo. Sì, credo che sia la seconda edizione dal 2005 quando abbiamo cominciato che il tempo è stato clemente, ci ha graziato. Questo ci ha permesso in questa bellissima cornice del Lago di Como di avere un afflusso di pubblico veramente entusiasmante, oltre gli allievi che si sono lanciati, chiaramente amici e parenti, però tanti curiosi, tanto pubblico che ha approfittato di questa prima bella giornata vera di primavera per fare una passeggiata, è veramente confluita in grande numero a vedere questo evento. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque